Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, per la vita del mondo. Parola del Signore. Prima lettura, gli Atti degli Apostoli. Qua si parla di una strada che va da Gerusalemme a Gaza. Ma guarda, cosa ci ricorda questo nome, Gaza? Appare molto nei telegiornali, no? La striscia di Gaza, la guerra, le violenze, tutto quanto. Quindi vedete, è una regione che esisteva già da parecchio. Era in mano ai palestinesi, prima ancora che gli ebrei arrivassero. Prima ancora che gli ebrei arrivassero in Israele, era già proprietà dei palestinesi, quindi capite perché la guerra è mio e tuo, insomma, eccetera, eccetera. Preghiamo per la pace anche. Qui, lungo il cammino, c'era un eunuco etiope, straniero. Chi sono gli eunuchi? Sono dei funzionari del re ai quali, poveretti, venivano tagliati i genitali. Erano senza genitali, perché dovevano stare a contatto con le donne, quindi non volevano che ci fossero contatti, diciamo così, amorosi tra questi funzionari e le donne. E allora, questo eunuco cosa fa? Era di religione ebraica, è andato a Gerusalemme per il culto e stava leggendo il profeta Isaia, come ogni buon ebreo fa. E allora Filippo, non San Filippo, quello dell'Apostolo, Filippo un altro, il diacono. San Filippo diacono si accosta e dice: ma capisci quello che leggi, questo libro, lo capisci? Cosa vuol dire? E sto poveraccio dice: no, non capisco, perché non sono tanto ferrato nella religione. Quindi... E allora cosa fa? Filippo si mette a spiegargli il contenuto di questo libro. Detto questo libro c'era scritto, Isaia, quindi 800 anni prima di Cristo, c'era scritto: come pecora fu condotto al macello, come agnello senza voce, eccetera, eccetera. Quindi Isaia, 800 anni prima di Cristo, 8 secoli prima di Cristo, vede la passione di Gesù, agnello condotto al macello, proprio lui. E allora l'eunuco capisce di che si sta parlando e cosa fa? Vuole essere battezzato. Si ferma, c'era un laghetto con dell'acqua. A quei tempi non c'erano le chiese con i battisteri, no? C'erano i laghetti, la gente scendeva come Gesù nel Giordano e si facevano battezzare. Risultato, l'eunuco si battezza. Cosa vuol dire? Che la scrittura, che leggere il Vangelo, la Bibbia, l'Antico Testamento, eccetera, ci fa ricordare chi siamo, battezzati, siamo cristiani, re, profeti, sacerdoti, in virtù del battesimo, re, profeti e sacerdoti, siamo in virtù del battesimo, quindi ricordiamocelo leggendo la scrittura, leggendo un po' di Vangelo, qualcosa di come oggi. Ricordiamoci questa grande dignità che abbiamo di cristiani, cerchiamo di essere degni di questa grande dignità che il Signore ci dà. Nel Vangelo Gesù parla alla folla e dice:
sono il pane della vita. I padri nel deserto hanno mangiato la manna, però io vi do un pane particolare, speciale. Qual è questo pane? Lo sappiamo, l'Eucaristia. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, perché questo pane è la mia carne. E se noi mangiamo il corpo di Cristo, diventiamo simili a Cristo. Questo è il senso di far la comunione. Non è soltanto un gesto formale, un atto di partecipazione, di affetto, no, è mangiare qualcosa e diventare simili a quel corpo di Cristo che mangiamo. E anche questo, ricordiamocelo, nella vita di tutti i giorni, ricordiamocelo, è un cibo che ci serve anche per fuori, per la vita quotidiana, un cibo spirituale che dà forza, coraggio, e il coraggio ce ne vuole tanto di questi tempi. Sì, vado a Gesù Cristo.